Comunque abbiamo un vicino impiccione. Oh, non ce la faccio più io. Andiamo in un altro quartiere, un altro quartiere. Come in un altro quartiere? Ma è una battuta che ha fatto Stefano. Ma su, ma tu ci pensi. Ma tu hai sempre o la tosse o il raffreddore. O la tosse o il raffreddore. Sei Sono sempre. raffreddato. E Ah. cosa devo fare? Dove sta Nicole? Dove sta? Io ci devo parlare con quella ragazzina là. È andata a parlare su con non Con. so chi. No, 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 lo Oh, so! arrivo! Arrivo! Oh, mamma mia. Mamma, mi sento la febbre, secondo me mi è venuta la febbre. No, Oh, no, non deve c'è sta Nicole, non c'è sta su Nicole, dove sta Nicole? Dove sta? salire. Dove sta? Oh, è nella nostra Sei camera! sicuro? Ce l'ha chiesto, ci ha Vado, chiesto. vado. No, io comunque mi sento la febbre, mamma mia. Comunque, scusami per prima, è un ragazzo un po' troppo geloso e è attaccato, ed è veramente attaccato. E fa con tutti così. Io non posso mai uscire, non posso mai parlare, non posso mai vedermi con un amico, non posso mai fare niente, che lui si arrabbia sempre. Lui mi deve controllare, lui mi deve fare così, deve fare. No, posso stare solo con le amiche, forse neanche. Sì, comunque ci sentiamo dopo, va bene? Oh, che ci sentiamo Ciao, dopo? Chi è? Oh, ciao. a chi è al telefono? Oh, Era Clarissa. dimmi la verità, con chi stavi al telefono? Con Clarissa? No, non si parla così con la tua amica. Il ragazzo è troppo geloso, mi devi scusare. Scusa di che cosa? Io da una cifra che non la vedo, Clarissa, Clarissa, Clarissa. Non ti inventare scuse Perché con. tu ci esci con Clarissa? Non ci esco con Clarissa, ma non era lei al telefono. Non mi può. E che ne sai che So non era stupido. lei? So stupido, ma non so scemo, Oh! A bella! Da, anche io non Ma so. anche se fosse stato Matteo, ipotizziamo, cosa ti frega? Cosa mi frega? Cosa Perché non mi posso frega? parlare con i miei amici? Ma da parlare a quello che ti mette la mano sulla spalla, quello che ti bacia, quello che ti. Oh, Senti, beh, ma se Bellina! sono. Ma se a me viene una ragazza che mi tocca la spalla, che mi tocca la schiena e che mi carezza in faccia, tu che fai? Niente? Dammi, dai, dai, dimmi, 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 dimmi. Allora, facciamo così. Io adesso vado a prendere una bella Ma ragazza. io non vado da loro, loro sono amici, E amici. beh, ma la faccio amica, no? Amica, la porto a casa, mi tocca la spalla, mi tocca e mi tocca. E mi tocca la faccia, mi tocca la testa, che ne Ma cosa so. vuol dire? Appunto, che vuol dire? Non mi può toccare? Ma anche se fosse, se mi abbraccerebbe, cosa succede? Un finimondo. No, no, Ma no, no. perché non può baciarmi? No, non ti può abbracciare. Ma perché? Ma se a me abbraccia qualcun altro, tu non sei gelosa? Ho Io sono capito, gelosa. però Sono. io ti, cioè, ti lascio uscire in senso con le tue amiche, se devi uscire. Quando? Dimmi quando, Ma dimmi perché tu quando. non esci? E Non esco perché esco solo con te. infatti non hai una vita sociale. No. Cioè, non hai amici. Infatti Non ho amici. non hai amici, ecco perché non esci. E non puoi capire. Non puoi capire, quindi. Tu comunque con quello non ci devi parlare. No, io ci parlo e come? No, tu No, non ci non devi me lo puoi parlare. dire! No, 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 me lo no, puoi tu far ci devi dire! parlare. Me ne Non ci. vado, me ne Dove vado! vai? Vieni qua. Vado in stanza mia! Vieni qua. Non dormo più con te! Oh no, ma sempre che urlano quei due, ma cosa hanno da urlare? Diego? E tu non dici Ma niente? cosa devo dire io? Che sono raffreddato! Scusami, tua figlia urla. Urla contro Stefano. Stefano è Ma sì, geloso, saranno vabbè, è problemi geloso. loro, saranno problemi loro. Problemi loro sono anche problemi nostri, caro, perché viviamo tutti sotto lo stesso tetto. I problemi qua sono di tutti, hai Senti, capito? potrebbero risolvere tra loro. No, dobbiamo Sono cose da aiutare. ragazzi. Perché Dobbiamo aiutare a noi risolvere. non litigavamo? Certo, ma erano altri tempi. E Adesso, altri tempi, ma appunto, adesso. adesso vanno aiutati sti ragazzi. Perché Sti adesso ragazzi vado. vanno aiutati perché non Perché? riescono a capire un bel fico secco. Oh, fammi Un bel vedere. fico secco non riescono a capire. Quindi noi dobbiamo aiutare a capire a Nicole che sta un pochettino esagerando Ma perché. cosa sta Ma cosa? Beh, esagerando? arriva un ragazzo, ti mette la mano, la pacca sulla spalla e tu non sei geloso? Allora? Boh.
questo non ce la fai. Ma io non ce la fa, non ce la può fare, non ce la può fare. Guarda, quello lì. Ehi, signorina. Cosa c'è? Ascolta, capisco, sì, Stefano, sarà un po' eccessivo che non puoi neanche parlare con un ragazzo, è gelosissimo, ok, va bene. Però tu devi fare in modo che quel fustacchiotto là non ti tocchi continuamente, mano qui, mano qui, mano qui, mano, ma che è? Ma cos'è? Stefano è geloso, non vuole che un'altra ragazza... Ma non posso parlare con Matteo, non posso parlare con Thomas, non posso parlare con Brian, non posso parlare con Jason, non posso parlare con... non posso parlare con nessuno! Ok, va bene, questo cerchiamo di risolverlo, però ma tu non devi... Capisce. Ma tu devi fare in modo che quel fustacchiotto te l'ho già detto! Va bene, però tu... No! Perché tu non gli dici mai niente a nessuno quando... Ma cosa vuol dire una mano sulla spalla, cos'è? Non capisci. Va, sparisci, va. Ma grazie. Io con questi ragazzi non ce la... Ma lasciali stare, ma stai... Ti continui a lamentare. Tu o mangi o bevi. O mangi o bevi. O mal di gola. Hai sempre qualcosa. Che nervoso. Ecco, girati, vattene. Non ti voglio vedere. Non mi vuoi vedere? No, non ti voglio vedere. Ma che stai dicendo? Ah, beh, certo. Ma è arrivato Herbewatch dei mari. Arriva lui, il fustacchione. No, bello. Fa Herbewatch. Ti ricordo che mo non fa Herbewatch. Mo fa i portapacchi. Hai capito? I portapacchi. Il postino. Ecco, ma quindi tu devi sapere, come nei film, che tutti i cani abbaiano. Cosa c'entra? C'entra. C'entra che lui non ne fa più Baywatch che cosa salva. Cosa vuol dire? Ma non, a me non... Lui mo salva la posta, salva la posta, salva la posta. Mamma mia. Hai capito? Non ti sopporta più. E tu ti fai toccare la manina di qua, la manina di là, la manina di su, la manina di giù. Oh! Ah, che fai? Prendi pure in giro? Prende sì, pure in lamentoso, giro. Lamentoso. Io basta, me ne vado su a fare un posino perché sono stanco di tutte queste lamentele. Col bicchiere? Sì. Ah, vai su a dormire col bicchiere in mano. E sto ancora bevendo. Non è che te lo mangi? Perché lui si mangia comunque tutto. Cambi sempre pettinatura te. Certo, mica sono come te. Geltrude. Vado a dormire. Geltrude. Vado a dormire. Prendo un appuntamento con amiche e amici e vado a mangiare fuori e non me ne importa più di niente e di nessuno e di... Ah, brava, esce pure con i ragazzotti, mo, brava. Con le amiche pure, non solo ragazzi. Beh, vengo pure io. Te? Certo. No, sempre no. Posso uscire almeno una volta da sola con amici e amiche? Perché devo essere sempre seguita da te, devo essere sempre controllata da te e mi devi sempre controllare, mi devi sempre guardare, mi devi sempre... Non te... ispezionare, devi sempre... Non lo so. Io... Non sono libera. Ma perché allora sono l'unico rimbambao che quando esci con i miei amici ti porto dietro? Sono l'unica ragazza fidanzata che... esce, in senso che... Ma che stai di? Gli altri ragazzi non fanno così. Ah, non fanno così? No, non fanno così. Ah! Perché il fidanzato di una mia amica è proprio, cioè, gli lascia far tutto. Ah, certo. Ah, certo. Io sono io. Ecco. Io sono Stefano, hai capito? Ma cosa mi importa che sei Stefano? Oh! Cosa? No. Senti, no, io esco e punto e basta. No, e non voglio sapere niente. Sì che esco. No. E ti chiudo pure la porta in faccia. Ah, pure? Sì! Te! Anzi, si comporta così col tuo ragazzo! Sì. Sei geloso! Io te voglio bene, io te amo, io te voglio tutto, tu sei mia, tutta troppo. Mia, tutta mia! Vabbè! Cercalo un ragazzo come me che ti fa fare tutto! Quando un ragazzo... No, non mi fa fare tutto perché non posso neanche uscire da sola con amici e amiche! Ecco, vattene! Ok, allora stasera ci vediamo, a quel ristorante lì. Oh!
Fammi vedere, fammi sentire con chi stai parlando. No. Allora, pronto? Pronto? Che parla? Chi parla al telefono? Chi è dall'altra parte della comunicazione? Pronto? 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 Ah! Ancora tu, erbe vuociaro? Erbe vuociaro? Mo te magno a impasta gli squali! Dammi il mio telefono! Dammi il tuo telefono! Il mio telefono! Dammi il tuo telefono! Io te lo lancio il telefono! Te lo lancio il telefono! Te lo... Te lo... Te lo... Senti, questo è troppo. Basta, mi sono stufata. Ho messo le scarpe e ora me ne vado. Dove vai? Dove vai? Me ne vado. Ah, brava, 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 da lui. No, non lo vado sapevo. Da lui. Cosa vuol dire? Vado al parco, vado da Clarissa, vado da Chiara, certo, vado dalle mie amiche, vado da lui, vado da tutti, posso andare da chiunque. Beh, e a certo, te non te ne certo. Deve importare, capito? Certo, certo, dopo che ci hai parlato con lui al telefono, va da lui, brava, brava. Tanto dovevo devo uscirci, tanto. Sì, brava, brava, vai, arrivederci, arrivederci. Non ti dico che tornerò questa sera, sì, quindi arrivederci. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Allora? Che sta succedendo? Sta succedendo un finimondo. Stefano è troppo geloso. Stefano, sei troppo geloso. Questo senz'altro. Cioè, ho sentito urlare Nicole, basta. Cioè, in senso... Basta? Basta. Sì, ma avete risolto? Oh, non abbiamo risolto nulla. Sei andata. Ho sentito sbattere la porta. Come sei andata? Dove è andata? Senza, cioè, e non mi fa sapere niente. Cioè, lei esce senza dirmi niente? Lei esce senza dirmi niente, ma io quando torna non so cosa gli faccio, non lo so. Comunque ho sentito che non tornerà questa sera. Che per cosa? Questa sera non tornerà. Che cosa? Sì, e usciva a mangiare fuori e... Vabbè, dopo mangiato, dopo la chiamo io. Comunque, Stefano, devi essere meno geloso. Ah, oh, io so così. Perché l'hai fatta tipo sclerare, non gli fai vedere nessuno. Cioè... Va bene, sono d'accordo con te che quello lì non deve mettere la mano qui. Però che non ci può neanche parlare. Sì, no, non solo con lui, ma con tutti non può parlare. Cioè. Oh, va bene, dai, sono troppo geloso, ho capito, lo so. Devi lasciarla un po' più libera. In perché se no, continuate a litigare, la gelosia è troppo, stroppia. E poi guarda che se continui così magari... Cioè... Troppo soffocamento dopo non va lei bene. Si può stufare. Ho capito, sì, va bene, mi farò un po' più il consono, un po' più il che cosa? Vabbè, un po' più largo, diciamola così, dai, so un po' più, come posso dire, un po' più largo, no? Un po' più che posso... La lasci un po' più libera? Ecco, un pochettino però, non esageriamo perché qua sennò... Però che può chiamare, può uscire, può... Sì, va bene. La sto chiamando. Mac, il telefono spento. Come il telefono spento? Certo, al telefono spento la signorina. Aspetta, riprovo. No, niente, il telefono è spento. Oh, mamma mia. Sempre il telefonino spento. Ah, buongiorno. Insomma, buongiorno, signor cosa Fontana. Cosa sono questi urla? Prima cosa. E chi è che ha sbattuto la porta? Seconda cosa. Oh, si è svegliato signor Fontana, vero? Oh, poverino, l'abbiamo svegliato sto signore qui. Le urla. Secondo te chi sono? Sono loro due che litigano, lui e Nicole, no? E Nicole è andata via adesso senza neanche dirmi niente. Scusa? Federica ha sentito che era seduta no, in cucina. No, ripeti? Nicole è uscita di casa senza dirmi nulla, non mi ha avvertito. E Federica ha sentito che stasera cenava fuori e tornava tardi. Ora l'ho chiamata. No, ha detto che non tornava per questa sera. Non tornava. E io adesso ho provato a chiamarla per più volte, ma al telefonino spento. Scusa, quindi lei crede. Ma se tu mi parli sopra, come fai a capire? Scusa. No, io ho capito tutto, sì, che hai capito è uscita tutto. Di casa e col telefono spento e che va a mangiare fuori e non torna. E quindi dove va? Non lo so io. Oh! E tu non hai fatto niente?
Ma non l'ho neanche sentita andare via. No, no, cioè, non l'ho neanche vista, dormendo, no, l'ho sentita. Ho sentito sbattere la porta, ma non l'ho vista che andava via. Sì, va bene, e non l'hai vista. Ma se ero su, ero su in sala. Ma sei preoccupata che dicevi, dobbiamo aiutare questi ragazzi di oggi che non possono, che non riescono a capire e adesso non vanno. Ma tu sei fulminato. Cioè tu ti alzi bello fresco fresco, vieni giù e fai così. No, io avevo detto ti dovevi preoccupare prima. No, io avevo detto che devo sopra riposare perché sto male. Ecco, però ti dovevi preoccupare prima. Io l'avevo detto che bisognava aiutarli. Dovevamo far capire a Stefano che magari esagerava un pochettino. Ecco, infatti, pure te. Ho capito, te. Ho capito. È colpa tua. Ma non è colpa sua. No, è cosa? È colpa della sua gelosia. È colpa di tutte e due. È sempre 50. Colpa di Nicole perché che la mano sulla spalla. È colpa di Stefano per tutta la gelosia. Va bene. E che lei si è arrabbiata perché sì, si è arrabbiata. Scusa. Tutta la colpa di Nicole. No, ho detto entrambi. E dopo che è uscita, in senso che non vuole tornare neanche stasera? Ah, non lo so io. Non lo so. Il telefono, quindi è spento? È spento, ho provato 5 minuti fa. Io quella ragazzina lì la metto in posizione. Vado a provare a telefonare di nuovo. Ecco, vai a provare a ripetere. Stai calmo. Non sto calmo io. Stai calmo. Nostra figlia è fuori, tu stai calmissima. Stai calmo, adesso provo a chiamare la sua amica. Guarda, sto sudando. Prova a chiamare la sua amica. No. Ecco, prova a chiamare Clarissa. Mamma mia. Un attimo, squilla, stai zitto che sennò non sento niente. Sì, Clarissa, ciao cara, sono la mamma di Nicole. Clarissa, senti, c'è Nicole? Da te? Hai sentito? Sì, c'è Nicole. No. C'è Nicole? No, ha detto di no. Ecco, no, perché? Dov'è quella lì? Okay. Quella lì dov'è? No, niente. Se si fa sentire. Ha detto dovevano mangiare, avevano organizzato, giusto? No, non aveva organizzato niente. E con chi andava a mangiare fuori? Scusa, aveva detto con Clarissa e con Nicole. Stai un attimo zitto? Va bene. Clarissa, se si fa sentire, se si fa vedere, non lo so, avverti, il numero ce l'hai? Ok, dai. Ok, va bene, dai. Ciao. Senti, la chiudo in casa. Fai una cosa. Cosa? Fai vedere se da Matteo, è il nostro vicino di casa. Non è il numero? Basta attraversare la strada. E sei arrivato. Vuoi un numero? Neanche alzare il... No! Vai a vedere, vai. Vado a prendere le chiavi della macchina. Ma che non serve le chiavi della macchina, è di fronte. Vado in macchina! E se non certo. È da Matteo, cos'è? Certo. Tu vai da Matteo in macchina, attraversi la strada con la macchina. Come fai? Fai svolti un'inversione a U, sei arrivato. Vado a vedere. E se in se caso non è in caso, Matteo, dormi qua. No, se non è in caso che non è da Matteo, vado a cercare. Allora? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Quindi sono usciti insieme. 1 più 1 fa 2. Allora sono usciti insieme, certo. Sei sicura? No. E che sei l'ispeziatrice dell'FBI? Senti, controllatrici. Allora, vabbè. Di sera il postino non lavora, quindi è uscito, quindi lei è uscita, quindi si stavano sentendo al telefono prima, quindi saranno usciti insieme. Quindi si sono organizzati per andare a mangiare fuori insieme a lui? Cioè lei si è organizzata per andare a mangiare fuori insieme a lui? Certo. Oh, io non so che dire, boh, non vedete però, lei mi fa ingelosire, esce con lui, pacca di chi, pacca di... Ma tu la fai agitare, in senso, la fai arrabbiare. Vabbè, comunque, che si fa adesso? Aspettiamo ancora un po' e... No! Ma stai scherzando? No, certo, non sto scherzando, no, che sto scherzando, ma va, no. Io no. Non posso aspettare, no, devo trovarla, certo. Devo farla venire a casa, perché, quindi dormirà da lui. Oh mio Dio! No, quindi ha detto che non tornerà la sera, quindi va a dormire a casa sua, per forza. Zitto. Oh, io ho sentito tutto, va a dormire lui. Vabbè, comunque andiamo a cercarla, dai, andiamo insieme, dai. Con me. Certo. A cercare Nicole. Certo. Che in caso sia con Matteo. Certo, combatto a gelosia che ci tiro un cazzotto in faccia, lo stendo, lo faccio andare dal dentista 10.000 volte. Ecco, quello che non vogliamo. Certo, sì. Tu non devi picchiare nessuno. Certo. Quindi tu resti qua.
Certo, bravo, bravo, bravo. Sei brava, brava. Comunque tu resti qui, se in caso c'è bisogno. Fai una camomilla. E magari lo mandi pure a letto, così almeno non lo senti. Allora, ma che ci fa? Che ci riesci a dormire? Dai, su. E vai a letto, stai a guardare la TV, delle serie TV. Vabbè. Dei documentari, dai, per stare calmo. Sai qua con noi che se c'è bisogno, che chiama qualcuno, vai tu, dai. Ecco, dai. No, dove va lui? No, niente, nessuno. Vado io, vai, ciao, vai. Vado. Ah. Buona fortuna, vado. Adesso vediamo un po' dove si è andata a finire quella lì. Veramente mi sta facendo impazzire quella ragazza lì. Io la chiudo in casa, io non la faccio più uscire. Madonna, che paura che ho. Andiamo, madonna. Dov'è? Non la vedo qua. Dio, sto prendendo il controllo. Mi sono sterrato, Dio, c'è il muro. Adesso maglia. No. Oh mio Dio. Adesso, come faccio? Sono incastrato! Aia, il piede! Non riesco a muovermi!